Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo un classico della pasticceria, la mia torta di mele, soffice, delicata, golosa. Vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Per prima cosa rompo le uova nella terrina. Le uova dovranno essere a temperatura ambiente, così monteranno meglio. Aggiungo lo zucchero, lavoro il tutto per 3-5 minuti. Le uova sono montate, aggiungo gli aromi, un cucchiaino del mio estratto di vaniglia, della scorza di limone non trattato. La scorza di limone renderà la nostra torta profumatissima. Come sempre, trovi gli ingredienti nell'info box sotto il video, nel primo commento sotto il video e nel blog. Aggiungo un pizzico di sale, dello yogurt bianco, possibilmente a temperatura ambiente. Aggiungo dell'olio di semi, io sto usando olio di semi di girasole. Do una mescolata veloce. E adesso posso integrare la farina setacciandola. Aggiungo anche il lievito per dolci, sempre setacciandolo. A questo punto mescolo con la spatola, oppure se preferisci con lo sbattitore elettrico, però alla prima velocità, piano piano, per evitare che il composto schizzi ovunque. Accertati che non ci siano grumi nell'impasto. Adesso metto via un attimo l'impasto e sbuccio le mele. Una mela la taglierò a dadini e la metterò all'interno dell'impasto, mentre altre due mele sulla superficie come decorazione. Taglio la mela a dadini piuttosto piccoli. Poi la inserisco nell'impasto. Inserita la mela, mescolo bene.
Sistemo l'impasto in una tortiera 24 cm di diametro oppure in uno stampo per ciambella. Questa volta andrò a mettere la mia torta di mele in uno stampo per ciambella. Livello un attimo il tutto e poi sistemo le mele a raggiera. Metto via un attimo la torta e taglio le mele. Taglio le mele a fettine e poi le dispongo sulla torta. Sistemo le mele facendole affondare un po' nell'impasto. Adesso metto un po' di zucchero sulle mele. Poi metto delle mandorle affettate. Posso infornare nel forno già caldo, statico, a 175 gradi per 45-50 minuti. Fai la prova a stecchino prima di togliere la torta dal forno per assicurarti che sia cotta. Dopo 45-50 minuti di cottura a 175 gradi, fai la prova a stecchino per vedere se la torta è cotta. Sì, perfetto. Meravigliosa. Adesso la lascio intiepidire, poi la tolgo dallo stampo. Come già ti ho detto, puoi cuocerla nello stampo per ciambella oppure in una tortiera 24 cm di diametro. Tolgo la torta dallo stampo. Una ciambella profumatissima, morbidissima. Ottima in tutti i momenti della giornata. Se vuoi, puoi spennellarla con della confettura di albicocche setacciata oppure, se preferisci, con dello zucchero a velo. E adesso l'immancabile prova assaggio. È una torta sofficissima. Una meraviglia, morbidissima, non vedo l'ora di assaggiarla. La torta di mele si mangia con le mani. Buonissima, le mandorle gli danno quella croccantezza giusta. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta, fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Se non sei ancora iscritto al mio canale e ti piacciono le mie video ricette, iscriviti pure, mi fa davvero piacere. Scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Ciao e alla prossima video ricetta!